Buongiorno a tutti, rieccoci qui con voi. Oggi voglio raccontarvi una bella novità che riguarda me e il mio gruppo di collaboratori. Negli ultimi 15 anni mi sono occupata in modo particolare delle complicanze della miopia elevata e ho raccolto con un lavoro durato 2 anni tutti i dati di pazienti operati, riuscendo a capire meglio le complicanze della miopia elevata e ad avere la soddisfazione di pubblicare su una delle nostre riviste scientifiche un nuovo concetto che spero entrerà nella storia dell'oculistica. E si tratta di una nuova classificazione della maculopatia miopica attrattiva. Non voglio farvi confusione, è una delle complicanze della miopia elevata. E vedete, questo è l'estratto della pubblicazione comparsa qualche mese fa sull'European Journal of Ophthalmology. Solo per dirvi che è una grande soddisfazione all'interno del nostro gruppo e spero che questa pubblicazione permetterà a tutti i colleghi a livello internazionale di capire meglio la miopia elevata, le sue conseguenze e anche il miglior modo di trattamento negli anni. Ecco, vi ricordo anche che siamo in tempo di Covid, ma che con le dovute precauzioni e la mascherina da portare sempre, si possono sempre fare le visite, quindi non precludetevi di fare i vostri controlli periodici. Qui siamo sempre disponibili in clinica e potete venire quando volete in tutta sicurezza. Grazie.